Allora, eccoci qua ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, ciao a tutte. Oggi siamo qui per realizzare insieme questa scatola a forma di cuore con la fettuccia. Io ho utilizzato due colori, quindi un rosa e un grigio, e poi ho usato due basi di compensato. Questa qui che ho utilizzato a fare il coperchio, che come vedete è intagliata in questo modo, e poi ho la base invece liscia che ho usato per fare il fondo. Quindi due basi di compensato e questo è il risultato finale. Sono veramente molto soddisfatta. Mi piace veramente tantissimo, sono contenta di come è venuta, spero che piaccia anche a voi, fatemelo sapere nei commenti e se provate a realizzarlo, come sempre aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e l'amico Uncinettina. Un bacione, ciao! Quello che ci occorre per realizzare questa scatola è innanzitutto della fettuccia. Come filato andremo a utilizzare la fettuccia. Io vado ad utilizzare il grigio perla con il rosa antico. Questi due colori sono due avanzi che avevo in casa e per fare la scatola sono più che sufficienti. Comunque la fettuccia viene venduta in gomitoli da 400 grammi e appunto potete scegliere tra una vasta gamma di colori. Dopodiché ci occorrono i nostri fondi di compensato, ovvero un fondo per la base, che è questo qui a forma di cuore liscio, e poi un fondo invece traforato e decorato in questo modo che invece andremo ad utilizzare per il coperchio, ok? Quindi questi due fondi e insieme alla fettuccia e a tutto il resto del materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Ci sono diverse forme e diversi soggetti, potete scegliere tra quelli che vi piacciono di più. Come uncinetto andremo a utilizzare un 5,5 per fare il primo giro nei fori. I fori sono grossi 1 cm. Ok, ogni foro è 1 cm. Dopodiché, dopo aver fatto il primo giro con questo uncinetto un po' più piccino, cambieremo e utilizzeremo un numero 7 per tutto il resto della lavorazione. Allora, come prima cosa andiamo a prendere la nostra base e la fettuccia. Io inizio con il color grigio. Vado a inserirmi qui nel punto centrale, diciamo, del nostro cuoricino e vado subito a fare una maglia bassa in questo modo. Adesso rientro nello stesso foro, riprendo il filo e vado a fare una seconda maglia bassa. E voilà. Dopodiché, nel punto seguente, andiamo a fare una sola maglia bassa. Quindi vedete che sempre aggancio il filo, lo estraggo e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo mi sposto nel punto a fianco, dove invece le maglie basse che andremo a fare sono due. Quindi una, rientro nello stesso punto e vado a lavorare la seconda. Dopodiché nel punto a fianco di nuovo invece faremo una sola maglia bassa. In questo modo. In quella dopo ne faremo di nuovo due. Quindi vedete che entro una volta e lavoro la prima maglia bassa, rientro nello stesso foro, aggancio nuovamente il filo e vado a lavorare un altro punto. Di nuovo facciamo una sola maglia bassa in questo modo. E nel punto a fianco ne facciamo di nuovo due. Così, in quello successivo ne facciamo di nuovo uno. Adesso ci restano 1, 2, 3, 4 e 5 fori prima di raggiungere la punta centrale. In questi 5 fori andiamo a lavorare sempre due maglie basse all'interno di ogni foro. Quindi vedete una e una due. Una e una due, voilà. Vedete che abbiamo fatto tutto il giro e ci ritroviamo qui nel punto centrale. In questo punto centrale facciamo una sola maglia bassa.
Dopodiché ci troviamo esattamente ad aver fatto metà del nostro cuore, l'altra metà si ripete uguale, quindi andremo a fare i primi 5 punti dove lavoriamo 2 maglie basse per ogni maglia, dopodiché andiamo a lavorare una maglia bassa, 2 maglie basse, una maglia bassa, 2 maglie basse, una maglia bassa, 2 maglie basse e una maglia bassa. Ci vediamo poi di nuovo qui nel vertice del nostro cuore, nella punta del nostro cuore, per vedere come terminare il giro. Allora, guardate, siamo arrivati qui, ci manca solo l'ultimo punto. Allora, come prima cosa vado a disfare il nodo d'inizio perché mi ingombra. E voilà, vedete che così invece è diventato piccolo piccolo e non ci dà più fastidio. A questo punto dobbiamo rientrare nel primo foro e andiamo a realizzare altre 3 maglie basse, le ultime 3. Quindi una, due e cerchiamo di farne ancora una. Voilà. In questo modo. Dopodiché andiamo a unirci al primo punto con una maglia bassissima. Ecco che abbiamo terminato il primo giro della nostra scatola. A questo punto facciamo una catenella e voltiamo il lavoro in modo da trovarci a lavorare dal di fuori. A questo punto andiamo a inserirci in ogni maglia sottostante e a fare un giro di maglia bassa lavorando le maglie così come si presentano. Quindi proseguiamo così per tutto questo giro. Arrivati a questo punto, terminato tutto il giro di maglia bassa, mi inserisco qui nel primissimo punto e chiudo facendo una maglia bassissima. Arrivati qua, iniziamo con il punto vero e proprio della nostra scatola, ovvero andiamo a lavorare tutti i punti doppi. Andiamo a puntare qui, in corrispondenza del primo punto, non qui in alto, ma qui più in basso, all'inizio, diciamo, del giro che abbiamo appena terminato. Prendiamo il filo, usciamo e facciamo una maglia bassa. A questo punto rientriamo un'altra volta nello stesso identico punto e andiamo a fare una seconda maglia bassa. In questo modo. Saltiamo il punto seguente, andiamo in quello dopo, di nuovo in basso in corrispondenza del punto, ci inseriamo, estraiamo il filo e andiamo a fare una maglia bassa. Di nuovo ci inseriamo qui, estraiamo il filo e andiamo a fare una maglia bassa. E vedete che abbiamo questi punti doppi. Il punto seguente lo saltiamo, vedete questo punto qui lo saltiamo, andiamo in quello dopo, ci inseriamo sempre qui in basso e di nuovo andiamo a fare il punto doppio. Quindi uno e di nuovo un altro. Saltiamo un punto, andiamo in quello dopo e di nuovo lavoriamo 2 volte una maglia bassa nello stesso punto. In questo modo. E proseguiamo così per tutto il giro. Una volta terminato questo giro, vedete che mi manca solo più il raccordo qui col giro finale, vado a prendere l'altro colore. Mi inserisco nel punto qua dove mi manca, diciamo, il raccordo, estraggo il filo del nuovo colore e vado a fare una maglia bassa. Mi inserisco nuovamente nello stesso identico punto e faccio una seconda maglia bassa. Ed ecco che abbiamo fatto il cambio colore. Adesso dobbiamo iniziare il nuovo giro. Nuovo giro che si fa in questo modo. Dobbiamo andare a prendere il punto doppio che abbiamo fatto prima, l'ultima barretta del punto doppio, quindi nel mio caso è questa. Vedete, mi inserisco con l'uncinetto e vado a puntare nella maglia bassa che ho dietro. Estraggo il filo. In questo modo vedete che prendo tutto l'altro, il restante punto ce l'ho a destra, mentre a sinistra mi resta solo la barretta
che ho diciamo scavalcato l'ultima barretta del punto e vado a lavorare un punto doppio, quindi uno, e poi di nuovo mi inserisco nello stesso punto e vado a lavorare il secondo. In questo modo. Adesso mi sposto nel punto doppio a fianco, quindi l'ultima barretta del secondo punto doppio, come potete vedere, è questa. Quindi aggancio questa barretta qui, mi inserisco nella maglia bassa che ho dietro, in questo modo, prendo il filo, e vado di nuovo a fare un punto doppio, quindi una maglia bassa e poi mi inserisco nuovamente e vado a lavorare la seconda. Vedete? Di nuovo mi inserisco qui prendendo l'ultima barretta del mio punto basso. Mi inserisco qua e vado a fare una maglia bassa e poi un'altra. Vedete? In questo modo. E devo proseguire così per tutto questo giro, quindi sempre tengo l'ultima barretta, mi inserisco nella maglia bassa, prendo il filo e vado a fare il mio punto doppio. Procedo appunto così per tutto il giro. Arrivati al termine del giro dobbiamo di nuovo andare a prendere il color grigio, perché alterniamo un giro di rosa e un giro di grigio. Quindi vado a inserirmi qui nella barretta dell'ultimo punto rosa che mi serve per il raccordo, però stavolta vado ad agganciare il filo grigio, lo tiro fuori e vado a fare un punto doppio di filo grigio in questo modo e riprendo a lavorare un nuovo giro esattamente come prima. Quindi vedete, prendo sempre l'ultimo punto, mi inserisco nella maglia bassa in questo modo, però questa volta di nuovo col filo grigio. Quindi alterniamo i giri di entrambi i colori e realizziamo l'altezza della scatola che desideriamo. Quindi proseguiamo a lavorare in questo modo fino appunto ad aver ottenuto l'altezza desiderata. Allora, guardate, ho realizzato quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri con questo punto alternando sempre i due colori. Adesso, arrivata qua in cima, vado a fare ancora con il rosa un giro intero a maglia bassa. Dopodiché abbiamo terminato la base della nostra scatola e possiamo dedicarci alla realizzazione del coperchio. Quindi vedete che semplicemente adesso per ogni punto sottostante vado a lavorare una maglia bassa. Procedo così quindi per tutto questo giro. Terminato quindi anche questo giro di maglia bassa, possiamo andare a chiudere il nostro lavoro, staccare il filo, e adesso dobbiamo prendere il nostro coperchio e andare a realizzare il coperchio. Allora, il primo giro si svolge esattamente come quello del fondo, quindi partiremo da qui facendo due maglie basse, poi alterniamo una, due, una, due, una, due, fino ad avere le ultime 5 qua, dove andremo a fare due maglie basse per ognuno di questi, una maglia sola qui alla metà e ripetiamo a specchio nell'ultimo. Quando arriviamo qui chiudiamo facendo altre tre maglie, quindi in questo unico punto ne avremo 5, due che abbiamo fatto all'inizio e tre che facciamo chiudendo. Ok, quindi lo stesso identico procedimento che abbiamo fatto con il fondo, andiamo a ripeterlo qui nel coperchio. Una volta terminato questo giro facciamo come prima una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a fare un giro ancora di maglia bassa lavorando i punti così come si presentano.
in questo modo. Terminato questo giro a maglia bassa, vado a unirmi con una maglia bassissima nel primo punto e vado ancora a fare un giro tutto attorno di maglia bassissima. Vedete, in questo modo vado ancora a fare un ultimo giro a maglia bassissima, dopodiché abbiamo terminato anche il coperchio. Guardate, ho appena terminato quindi di realizzare anche il coperchio, questo è il risultato finale, monta alla perfezione come potete vedere e io sono super contenta di come è riuscito, spero che piaccia anche a voi, fatemelo sapere nei commenti e fatemi anche sapere se desiderate altri video di questo genere.